mister. Prima di ritornare un attimo alla partita di sabato, la situazione è un po' di quelli che non stanno bene, diciamo. Come siamo messi a livello? Ma vediamo ancora, abbiamo ancora il risveglio muscolare domani mattina. Però che non ci sono, a parte le ali e Isuzzo che sono squalificati, non, San Marco no, Appelt no, Rivas no, Bianchetti no, e, vediamo Ciulina potrebbe essere. San Marco, Appelt, Rivas, Ciulina e... No. L'Isuzzo le ali. San Marco, Appelt, Rivas, Bianchetti, Ciulina, vediamo domani mattina. Aspettiamo un attimo ancora, però potrebbe essere, o meglio, nella lista dei convocati c'è, poi vediamo. Programma di Bianchetti? Abbiamo fatto la risonanza oggi, penso che ci vorrà un po', adesso non so quantificare. Un stiramento. Ci sarà, c'è sicuramente, adesso bisogna, più dei medici, ne sanno sicuramente i medici più di me. C'è un problemino, c'è un problema muscolare, adesso bisogna vedere l'entità, è ancora presto, nel senso che siamo talmente vicini ancora alla partita scorsa. Ma è lo stesso problema che aveva avuto quando era stato in nazionale, di acutizzarsi di quello? Non lo so se è riacutizzarsi di quello, la gamba è la stessa. La gamba è la stessa. Diciamo, per sfortuna, perché poi alla fine mancava qualche minuto. Sì, no, è vero, verissimo. Basta. Insomma, siamo un po' in emergenza lì, però lì in difesa intendo, chiaramente, mancheranno due giocatori. No, numericamente, perché comunque poi a livello di soluzioni ne abbiamo. Vediamo qual è l'abbinamento migliore in funzione di tutte le varie componenti che prendiamo in considerazione e poi vediamo un po' domani. Torniamo un attimo alla partita di sabato, dove si è visto, diciamo, lo Spezia che vuoi vedere dal punto di vista del temperamento, si raddoppiava sugli avversari, no, già dall'inizio. Devo dire che approccio. La squadra ha fatto bene, ma ripeto, abbiamo trovato anche una squadra che ha provato a giocare la partita. E penso che ne guadagna il calcio quando tutte le squadre vogliono giocare le partite. Ne ho vista anche una ieri sera discreta di partita in televisione. Quando le squadre vogliono giocare entrambe ci si diverte. E penso che sia l'obiettivo base poi in teoria di questo sport. Nel senso che bisognerebbe far divertire o provare in tutti i modi a far divertire la gente. Insomma. Infatti penso che qua la partita più bella, che almeno sotto la mia gestione, è stata quella contro il Crotone, perché tutte e due le squadre hanno provato a giocarsi la partita. A viso aperto, penso che sia il bello di questo sport quando ci sono queste partite qui. Quindi sabato c'è stata anche quella. Poi noi abbiamo fatto bene, noi alla fine, a livello di, ripeto, che così la chiudiamo e non ne parlo più almeno. L'unica è sempre stata quella di Novara, dove c'è da prendere veramente poco di positivo. Però e lì mi fermo e non la nomino neanche più, perché ormai è passata, è andata. Però sabato mi hanno fatto delle cose positive. Mi tolgo un piccolo, mi ha dato un po' fastidio l'incipit di tante analisi. Il rigore, però, fossimo un pochettino più aperti, si direbbe la partita è stata. Poi si può discutere gli episodi, cosa che io, sapete, non ho mai fatto e non comincio a fare adesso. Poi non lo so, però io credo enormemente nella lealtà di miei giocatori. Anch'io sinceramente nel rivederlo dico boh, però invece mi è stato detto no, guarda che non si vede bene, ma si è sentito uno, me l'ha detto un giocatore che era lontano, ha detto guarda che si è sentito uno stock nel senso un calcio, colpo di un calcio, e c'è stato di conseguenza il rigore, che evidentemente se sente lo stock di un calcio vuol dire che ci poteva stare, insomma. E finisce qui il discorso. Io mi riferivo all'azione prima, quando c'è un cross verso il centro che Freddy si attacca a Ferrari e lo tira giù. Non lo so, perché io degli arbitri sapete che non... No, te lo dico. Non parlo, intervengo soltanto quando bene, però se mi si... vengo un po' tirato, cioè sembrava, è passata come da qualcuno, mica non qua, sembra che quasi
è nato tutto da lì, non è nato da una buona prestazione. Poi ci sono gli episodi che nel bene e nel male in questo sport fanno la differenza. Ecco, mister, hai paura che il draft... Paura? No. No, paura nel senso che posso affrontare la gara di domani come l'hanno affrontata le precedenti squadre che avete affrontato in casa, cioè magari si chiudono e poi... Non lo so, ho letto su... Città della Spezia, giusto? No, sì. Ho letto sul tuo sito, sul vostro sito, che vengono a giocarsi la partita per vincerla, quindi posso, non me l'aspetto, nel senso, poi dopo noi lavoriamo in settimana, questa molto corta, però vabbè, lavoriamo in generale su tutte le situazioni, quindi se sarà una partita aperta, sarà aperta, se troveremo pochi spazi dovremo trovare il modo di sfruttare le situazioni che si possono creare. Marco? Ma tu vuoi fare domande? No, ora sto pensando. Tornando alla partita di sabato e quindi allo schieramento, hai fatto una cosa che fai quasi sempre fuori casa, cioè metti Schiattarella più avanti, con un offensivo in meno, anche se Schiattarella poi fa un offensivo in realtà, però dà una mano anche al centrocampo, e poi hai messo Seymour. Il discorso, no, Filippi ha fatto un'ottima partita. Sì. Non è che è uscito per punizione, no. Perché secondo noi c'erano certi parametri che bisognava stare attenti a certe cose e le abbiamo gestite, penso, con criterio. E ha fatto un'ottima partita lui. Il discorso di Schiattarella in questo momento, ma è un discorso legato un po' alle caratteristiche dei tre attaccanti. Secondo me in alcuni momenti di gara o in alcune gare avere caratteristiche troppo simili possono portare più svantaggi che vantaggi, nel senso che quando abbiamo giocato con l'altro tridente più utilizzato in questo periodo, diciamo, ci manca magari un giocatore che viene a giocare un po' dentro il campo, mentre Schiattarella sabato secondo me ad esempio è stato bravo a trovare la posizione giusta per dare anche fastidio a loro. Quindi diciamo, cioè, per dare anche un po' di imprevedibilità, diciamo. Sì, per avere un po' di caratteristiche differenti nei tre giocatori offensivi. Mister, in questi tre giorni, cioè, come si gestisce la partita? Si interrompe, cioè, subito l'allenamento, di rifaticamento? Si fa fare la formazione al medico e al preparatore atletico. No, dai, a parte. No, beh, ma noi la partita, meno male, l'abbiamo preparata, il grosso, diciamo così, l'abbiamo preparata stamattina. Poi è chiaro, domani mattina abbiamo ancora sto risveglio muscolare, che è un po' più che altro un'analisi finale per capire bene il recupero, soprattutto dei giocatori che hanno giocato sabato, perché alla fine ci sono ancora quasi 24 ore per valutare, nel senso, tra l'allenamento di adesso e l'allenamento e il risveglio muscolare di domani mattina sono quasi 24 ore per capire un po' ancora bene il recupero dei giocatori, insomma. E non hai avuto tempo di fare quello che ti piace, tutte queste analisi video? No, abbiamo fatto tutto, noi abbiamo modo. non c'abbiamo la scusante di non aver preparato al meglio la partita. La partita viene preparata bene, magari con chiaramente adesso con delle varianti rispetto al programma canonico, un po' più condensato il discorso, però le informazioni che dobbiamo avere le abbiamo. Loro hanno avuto un giorno in più di riposo. Questa è una, e ripeto, non deve essere un alibi, perché potrebbero, qualcuno potrebbe anche rispondere, però hanno avuto il viaggio. Quindi io non sapete come la penso su queste cose, non mi ci attacco, non lo so che tipo di riscontro, di solito è quasi più il terzo impegno che fa, anche se rispetto al solito la differenza grossa è che i primi due sono molto ravvicinati, mentre il terzo c'è un giorno in più per recuperarlo, no? Quindi c'è un po' questa differenza, non so se potrà avere un impatto, vediamo. Ecco, Boscara fa questo 4-4-2, diciamo, si affida sempre a questo tipo di modulo abbastanza, diciamo, che in teoria non cambia molto, però no. È sempre una squadra che soprattutto fuori casa... No, ma è una squadra che ha
intanto ha delle individualità importanti e senza bisogno di dirle tutte, e poi è una squadra che ha un atteggiamento sempre adatto anche alla categoria, l'atteggiamento è sempre giusto, corrono tanto, è una squadra, e poi hanno qualità, perché comunque fanno delle cose in possesso palla, fanno delle cose interessanti, abbiamo visto qualcosa, però fanno delle cose interessanti, è una squadra che prova a giocare sicuramente. Lo Spezia sabato ha corso. Sì, no, ma noi abbiamo fatto tutto quello che andava fatto sabato, sotto tutti gli aspetti, insomma, mentale, fisico, tecnico, tattico, penso che la partita è stata positiva, però come ho detto l'altra volta ai giocatori dopo la sconfitta con Novara e anche quella col Pescara, ho detto l'unica cosa certa è che domani è un altro giorno, anche sabato è passato e domani è un altro giorno. Quindi. Mister, a parte Novara, mancano dei punti a questa squadra, oppure quello che è accaduto, diciamo, è quello che doveva essere? Penso che se chiedi ai 22 allenatori in carica in questo campionato, tutti diranno abbiamo perso punti qua, ci manca 2-3 punti, 4 punti, 5 punti. Quindi i punti sono questi, sono quelli che ci siamo presi e ci siamo meritati. Il Trapani ne ha 3 in più, mi sembra, quindi è una squadra che ha merita la posizione che ha e ha più punti di noi per meriti acquisiti sul campo. Quindi non sono cose che... non sono conti che vado a fare, insomma. Ultima cosa, Evacua come sta e se può partire dall'inizio? Sta abbastanza bene. Sta abbastanza bene, è convocato. Poi domani vediamo. Grazie.